Per questa nuova storia di Salute che Cambia siamo con Emiliano Gioia, fondatore del gruppo Facebook Quelli dell'Artemisia Annua, che adesso è anche un'associazione Onlus. Questo ci permetterà di parlare da una storia personale a un fenomeno sociale, pubblico, culturale. Allora, raccontaci un po' la tua storia, la storia di tuo padre. Allora, la nostra storia inizia a settembre del 2014, del 2013, scusate, quando mio padre purtroppo ha avuto un brutto infarto. È stato ricoverato in ospedale dove gli sono stati messi degli stent e da lì, facendo degli esami e dei controlli, hanno scoperto che aveva una massa tumorale all'interno della vescica. Dovevano togliergli la vescica, era impossibile curarlo, non c'erano mezzi per poterlo curare. E in quella fase è iniziato l'intervento e poi si sono resi conto che dovevano interromperlo perché il tumore era uscito dalla vescica e aveva preso la prostata, l'intestino, aveva metastasi sparse in tutto il peritoneo, per cui era un intervento altamente demolitivo e non risolutivo e comunque essendo cardiopatico non sarebbe andato comunque a termine, non poteva stare tante ore con l'anestesia. Non ha accettato nessun altro tipo di protocollo. E nel frattempo io ho fatto delle ricerche perché cercavo un'alternativa non ai protocolli ufficiali, ma alla terapia del dolore. Perché in realtà la terapia del dolore ci è stata negata perché mio padre non accettava la chemioterapia e mi sono imbattuto in una pianta che si chiama Artemisia annua. Ho cercato di capire come potevo somministrare l'Artemisia annua a mio padre perché da molti articoli avevo letto anche su PubMed, che è un database internazionale di medicina, che questa pianta poteva essere utile anche nel caso di tumori. E abbiamo cominciato a somministrare questa Artemisia annua e mio padre, miracolosamente, come dicono tanti, è guarito. E in quel momento mio padre ha risposto ha commentato sotto un articolo che era apparso sul Panorama che parlava dell'Artemisia annua. E ha detto semplicemente: io sono la prova vivente che questa pianta funziona. Perché aveva preso solo Lui ha questa. preso solo l'Artemisia annua. Da quel momento in poi praticamente abbiamo smesso di vivere perché abbiamo cominciato a ricevere telefonate da ogni parte d'Italia, email, persone che ovviamente chiedevano informazioni, ma noi non siamo dei medici, quindi non potevamo dare nessun tipo di informazione medica o. Al massimo potevamo raccontare la nostra storia e per non ripeterla migliaia di volte abbiamo deciso di aprire un gruppo Facebook dove poter mettere in pubblico le cartelle cliniche di mio padre, raccontare la nostra storia attraverso dei file in modo che le persone potevano accedere alla storia direttamente e farsi una loro idea e il gruppo con il tempo è cresciuto a dismisura. Adesso sono passati 3 anni perché il gruppo è stato aperto, no, più di 3 anni ormai, il 30 agosto del 2014. Adesso siamo a 73.000 utenti. Trovi che ci sia un aumentato interesse verso una medicina naturale, una medicina più comprensiva? Diciamo che probabilmente proprio nei meccanismi che si sono creati nel sistema sanitario nazionale, molte persone cercano percorsi diversi. Le persone cominciano a riappropriarsi della propria identità e soprattutto a far valere non solo i propri diritti, ma anche a assumersi nuovamente la responsabilità di se stessi. Noi vogliamo sostenere le persone nella ricerca di un loro percorso. Non ci interessa qual è il loro metodo di cura, a noi interessa che le persone abbiano la possibilità di scegliere. Noi siamo per l'assoluta libertà di scelta, soprattutto per quanto riguarda la vita.
per cui la salute, anche la propria morte. Deleghiamo le scelte sulla nostra esistenza a un'altra persona. Sentine due, tre di medici diversi che ti danno la loro opinione, allora a quel punto hai possibilità di scegliere. E quando i cittadini cominciano a sentire il bisogno di associarsi per far valere i propri diritti, è segno evidente che ci sono delle lacune, ci sono delle mancanze. E la fiducia si basa soprattutto sulle informazioni che non devono mai essere contrastanti e devono essere sempre autorevoli e mai autoritarie. Quando diventano autoritarie, le persone perdono la fiducia nelle istituzioni. Questo è il problema. Certo, poi diciamo una scienza che non mostra di essere consapevole di ciò che ancora non sa e quindi non lascia aperto al pluralismo, alle diversità, insomma, è una scienza un po' autoritaria, può essere vissuta come un po' autoritaria. Quando la scienza smette di accettare il dibattito, il confronto e comunque di mettersi continuamente in discussione, diventa autoritaria e non è più, e perde di autorevolezza. E quello è il momento in cui le persone perdono fiducia. Che è un peccato perché in realtà ci sono tantissimi medici Assolutamente, proprio nelle assolutamente. istituzioni sanitarie che svolgono un lavoro quotidiano importantissimo. Enorme, ma troppo spesso vengono contrastati. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.